L'Asti vuole vincere per centrare la sua terza semifinale playoff nelle ultime quattro stagioni. La Cogianco vuole imitare il Real Rieti, cioè andare tra le prime quattro del campionato per la prima volta nella sua storia. Buonasera da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi e benvenuti al Palace San Quirico di Asti per gara 3 dei quarti di finale playoff. Dunque Asti Cogianco, la testa di serie numero 1, la squadra che ha chiuso in testa, che ha vinto la regular season, ovvero l'Orange Futsal, contro la Cogianco che ha terminato all'ottavo posto, ha vinto gara 1, ha messo paura all'Asti che ha pareggiato i conti due giorni fa qui al Palace San Quirico e ora c'è questa bella con i favori del pronostico ovviamente per l'Asti, ma questi playoff ci hanno insegnato che non c'è nulla di scontato, ce l'hanno dimostrato una volta di più. Ma questo sicuramente, sono state due partite particolari, sia all'andata che al ritorno non c'è stata storia perché la squadra di casa è andata in vantaggio netto e poi ha gestito chi più chi meno bene la situazione. Sulla carta dovrebbe essere favorito l'Asti che sulla scorta del girone di ritorno fantastico che ha fatto tutte vittorie e un pareggio dovrebbe sicuramente essere sulla carta la squadra che andrà in semifinale, però la Cogianco ha dei giocatori molto bravi che se in giornata possono fare la differenza. Sarà importantissimo l'approccio alla gara, come al solito i quarti di finale dei playoff sono molto particolari, gara 3 poi è pericolosissima, bisogna vedere la tensione dei giocatori che risultati potranno dare nell'arco della partita. Asti che cerca la tredicesima vittoria nelle ultime 15 partite, per il resto un pareggio in regular season e la sconfitta in gara 1 sul neutro di Latina. La Cogianco invece vuole la quarta vittoria nelle ultime 6 partite, dunque Cogianco che ha chiuso in crescendo dopo un grande girone d'andata, una flessione a metà del torneo, una flessione nel girone di ritorno e ora questo finale in crescendo per la formazione di Genzano. Squadre che sono ancora, non sono entrate in campo, abbiamo visto all'ingresso del tunnel gli arbitri, dirige Francesco Bertini di Empoli, il secondo arbitro Michele Benzi di Grosseto, il terzo arbitro Simone Bellario di Torino, il cronometrista Claudio Costa della sezione di Collegno. Stanno entrando ora in campo le due squadre, dunque chi vince vola in semifinale ad affrontare l'Acque Sapone che ha risolto in due gare il suo quarto di finale, ha pareggiato in casa al Palaroma venerdì scorso 1-1 con il Caos e poi l'altro ieri è andata a vincere in trasferta e spugnare il Pala Hilton Pharma di Ferrara per 5-2. Dunque è stata la prima squadra a qualificarsi per le semifinali, emulata ieri dal Real Rieti al termine di una partita splendida, davvero dalle mille emozioni, ancora più bella e più emozionante del quarto della gara 1 tra Luparense e Pescara. Ieri il Real Rieti insomma è in semifinale con pieno merito per quanto ha fatto in questa stagione indimenticabile per la squadra laziale, per i reatini hanno riscritto la storia in questa stagione, hanno conquistato il loro primo trofeo, la Winter Cup in dicembre e ieri hanno centrato per la prima volta una semifinale playoff, ma il Monte Silvano meritava, possiamo dirlo, meritava di portare la serie a gara 3 perché ieri ha avuto una reazione d'orgoglio incredibile, è stata anche sfortunata nelle decisioni arbitrali e negli episodi e con il gol di Zanchetta arrivato a un decimo dalla sirena, gol che ha fatto venire giù il Pala Malfatti, ma insomma il Monte Silvano ha messo un grande spavento alle Real Rieti che pensava di averla chiusa troppo presto. È stato commovente il Monte Silvano con le assenze che aveva, con l'espulsione di Burato, la squadra ha dovuto far giocare tutti i giovani, i ragazzi che si sono comportati alla grandissima, gli Ozian, il Peppino Di Risio e poi sul finale è riuscita a ribaltare il risultato, poi sfortuna ha voluto che a un secondo al termine c'è stato questo splendido gol di Zanchetta che come al solito trova la porta da qualunque posizione. È venuto giù come hai detto te il Pala Malfatti, forse probabilmente Rieti merita più del Monte Silvano per quello che ha fatto nell'arco del campionato. La semifinale però rimane negli occhi di tutti questa splendida prestazione soprattutto di cuore e anche di tattica del Monte Silvano.
Sì, nel frattempo abbiamo visto in grafica le formazioni di questa sfida, i quintetti di partenza, e il calcio d'avvio verrà battuto dalla Cogianco, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi in completo nero, completo bianco invece per l'Asti. Salutiamo in regia il nostro Marco Spoletini, abbiamo visto Cogianco con il Molitierno in porta, Tobe in difesa, Ruben e Luisinho in esterni con Valtigno pivot. L'Asti risponde con Espindola in porta, Nora in difesa, Crema e Bertoni laterali, Scimanghigno in avanti. Nella Cogianco rientra Paulinho da Silva, che ha scontato il turno di squalifica, ha scontato il turno di squalifica anche Duarte in gara 2, ma lo vediamo ancora infortunato, l'avevamo visto già in gara 2, un risentimento al polpaccio destro per lui, lo tiene fuori da questa gara 2, chissà se riuscirà a recuperare per l'eventuale semifinale, sempre ammesso che non ho concesso che l'Asti ci arrivi. Qui è iniziato il match, palla in fallo laterale, rimessa subito per l'Asti. Chiaramente rispetto a gara 2 deve dare qualcosa di più la Cogianco, questa travolta dall'Orange Futsal, soprattutto i davanti, i due pivot, attenzione qui bella giocata, i due pivot della Cogianco devono dare un apporto maggiore alla squadra, sono fatti vedere poco sia Valtigno che Gia Paviera. È una Cogianco che ha cambiato tecnico a 4 giornate dal termine, poi Juanlu ha avuto la fortuna di poter lavorare perché le ultime 2 giornate la Cogianco riposava, per cui ha sfruttato quei 20-25 giorni per lavorare e preparare al meglio la squadra. Cogianco che ha fatto, se mi passate il paragone, un po' come quei tennisti che sul turno di battuta dell'avversario si prendono un turno di riposo appunto, ma ora c'è questo set decisivo, anzi questo game decisivo, questa gara 3 che l'Asti può giocare ancora sul suo parquet. Fa la conclusione di Crema, bloccata da Molitierno, che è una migliore in campo 2 giorni fa in gara 2. L'Asti ovviamente non vuole fare come lo scorso anno, quando perse gara 1 a Ferrara, poi vinse gara 2 contro il Caos qui al Palazzo San Quirico e fu sorpresa, sconfitta in gara 3 in casa. Dunque uscì nei quarti di finale dopo aver centrato 2 semifinali consecutive, ma perdendo sempre, uscendo sempre qui al Palazzo San Quirico, sia nel 2013 contro la Marca che nel 2014 contro la Luparense. Sì, è un Asti che non è molto fortunato nei playoff, però quest'anno la squadra secondo me ha buone possibilità, soprattutto con l'avvento in porta di Espindola, è cambiata completamente, una squadra molto più robusta, più consapevole dei propri mezzi, ha dei giocatori che hanno vinto tanto che possono guidarla nei momenti decisivi, oggi è uno di questi, staremo a vedere se saranno capaci. Rimessa laterale ancora per la Cogianco, va a battere Ruben Luisinho, palla per Tobe, troppo lunga per Valtigno, secondo minuto di gioco del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0. Bertoni alla rimessa laterale, Bertoni che se non vado errato ha giocato le ultime 3 finali playoff lo scorso anno col Caos perdendola, 2 anni fa con la Luparense e 3 anni fa con la Marca, vincendo entrambe le finali disputate con le 2 squadre venete. Ma Bertoni è un giocatore che fa la differenza, soprattutto nelle partite decisive. Un giocatore che ne ha giocate talmente tante e ha l'esperienza per capire i momenti delle partite. Stato abbiamo visto inquadrato fuori dal campo quella che è la tribuna dell'Asti qui al Palazzo San Quirico, Duarte ancora con il polpaccio destro fasciato. Primo fallo del match lo subisce Tobe e lo commette dunque l'Asti. Calcio di punizione per la squadra allenata da Juanlu Alonso, eccolo qua il fallo da parte di Crema su Tobe, calcio di punizione all'altezza della linea centrale, ci poteva stare il giallo per Crema, anzi ci stava. Sicuramente perché era un fallo tattico, era in ripartenza a campo aperto Tobe. È entrata da dietro peraltro. Poi dall'altro aveva perso proprio lui il pallone, si era intestardito in mezzo a 3 avversari. E con scarse possibilità di recuperarlo con quell'intervento da dietro, dunque era
un fallo da giallo, ma la punizione non ha dato esiti alla Cogianco, che ora subisce questo attacco di Scimanghigno. Qui va a terra Scimanghigno, c'è fallo di Tobe e arriva il giallo per il difensore della Cogianco, ammonito dopo 2 minuti e 1 secondo, dunque al terzo minuto del primo tempo. 1-1 il conto dei falli. Secondo me è giusto questo fallo, ma anche l'ammonizione, però c'era anche quella prima, infatti sono andati a protestare tutti i giocatori della Cogianco, ricordando all'arbitro che c'era stato un fallo precedente non sanzionato col cartellino giallo. Calcio di punizione affidato a Nora. Si attende il fischio di Benzi, il secondo arbitro, che ha sanzionato lui il fallo. Nora scambia con Scimanghigno, palla che viene messa poi in fallo laterale da Ruben, che ha murato la conclusione di Nora. Dunque rimessa in zona d'attacco per l'Orange Futsal. Bertoni per Crema, affrontato da Valtigno, ricomincia da Nora di prima, molto bene per Scimanghigno, splendido il controllo orientato, la scivolata di Tobe che mette in calcio d'angolo. Ma Tobe, vedi qua, lascia troppo spazio a Scimanghigno, quello che era un po' successo nel primo gol di gara 2 quando ha segnato Crema in scivolata, non può marcarlo davanti alla linea della palla, altrimenti diventa immarcabile Scimanghigno in quel modo. Ruben non riesce ad arpionare il rinvio con le mani di Moliterno, palla sul fondo, Bertoni che ha ricevuto da Espindola se ne va sull'out di sinistra, prova a mettere al centro, lo ferma Luisinho che poi anticipa anche l'intervento di Moliterno con il tacco in fallo laterale Tobe. Domani ci sarà gara 3 alla Pala Rigopiano tra Pescara e Luparense. Ieri il Pescara, come aveva fatto l'Asti 2 giorni fa qui alla Pala San Quirico, ha travolto la Luparense. Qui la conclusione di Scimanghigno che termina fuori di poco, ha travolto la Luparense, ha vinto con 5 gol di scarto. L'Asti aveva vinto 5-0 qui con la Cogianco, ieri 6-1 del Pescara alla Luparense, e dunque anche quella sfida va a gara 3 dopo il successo dei veneti per 5-4 in gara 1 sabato scorso. Qui intanto entra e riceve Paulinho da Silva che apre per Ruben, ed è curioso insomma che i due quarti di finale che sulla carta, o almeno per quanto visto in regular season, dovevano essere più squilibrati, cioè la prima contro l'ottava, la seconda contro la settima, sono gli unici due che sono andati a gara 3, ma sappiamo che insomma, oltre al valore ovviamente della Cogianco e della Luparense, i playoff appunto resettano tutto, riazzerano un po' tutti i valori. Era successo anche lo scorso anno al Pescara, che poi è diventato campione d'Italia, e perde gara 1 in casa del Latina, poi ha dovuto vincere gara 2 e gara 3 per andare in semifinale. Però c'è grande equilibrio quest'anno, tutti possono perdere contro tutti, e chiaramente la partita di domani sarà altrettanto impegnativa come quella di questa sera, dove l'Asti ha cominciato alla grande, ancora una volta una Cogianco molto bassa come linea difensiva, cominciano i primi cambi, esce Nora, entra Bocao. Calcio d'angolo per l'Asti, batterà Folladore al quarto minuto di gioco, 3:30. Bocao, controllo orientato, puntata con lo stesso piede con il destro, palla alta sopra la traversa di Moliterno. Domani si rigiocherà anche la gara di ritorno del play-out al Pala Gems di Roma tra Lazio e Napoli. Lazio che ha vinto e può difendere 2 gol di vantaggio nella sfida di ritorno, o meglio può perdere con 1 gol di scarto, perché se la Lazio dovesse vincere con 2 gol di scarto come ha fatto il Napoli all'andata al Palacercola, resterebbe in Serie A la Lazio in virtù del miglior piazzamento, il penultimo posto in regular season, con il Napoli che ha chiuso in ultima posizione. Sarà una battaglia ovviamente. Sicuramente Napoli che ha vinto 5-3 proprio negli ultimi minuti con l'espulsione di Polpaceco, che è uno dei migliori giocatori della Lazio e mancherà sicuramente domani. Sarà importante capire il pubblico della Lazio, se magari riuscirà a dare una mano alla squadra, che sulla carta in questo momento sembra un po' inferiore per via del fatto dell'assenza di Polpaceco. Il Napoli è una buonissima squadra costruita per altri obiettivi. Rischia tensione qui Ramon, fallo e cartellino giallo
quasi insomma, arancione. Sacrosanta la decisione di Bertini di ammonire il capitano dell'Asti al quinto minuto di gioco, entrata in netto ritardo, anche dura, molto dura. Sì, male qui, disposta male la difesa dell'Asti perché Bogao non poteva più aiutare, era troppo alto come posizione di campo. È una Cogiacco che comincia ad affacciarsi nelle zone offensive. La conclusione di Valtigno, che ha giocato poco in gara 2, un minutaggio basso per il pivot ex Luparense, che ora lascia il posto a Pulvirenti, Giovanni Pulvirenti, l'abbiamo chiamato Antonio erroneamente, l'ho chiamato Antonio erroneamente in gara 2, frutto di un refuso nella distinta che mi ha ingannato. Eccolo qua, inquadrato. Subito un'ottima pressione su Follard, ruba palla, va alla conclusione di punta. Non pericolosissima, ma sicuramente. Attenzione! Il gol da parte di De Oliveira sull'assist di Ramon. Grande giocata del capitano dell'Asti e si fa trovare pronto sul secondo palo De Oliveira, che dopo 4 minuti e 29 secondi sblocca il risultato. E vediamo qui l'errore, è in ritardo proprio Pulvirenti è in ritardo. Grande giocata qui da parte di Ramon e vantaggio dell'Asti. Attenzione qui, già Pavirà il fenomeno di Corigliano, perché fino adesso Agenzano non ha reso come stava rendendo a Corigliano. E anche Valtigno, tu hai detto un minutaggio basso, ma è un giocatore che, attenzione, De Oliveira, l'uscita di Molitierno che poi recupera e si salva in fallo laterale con l'intervento in spaccata. Palla per Ramon, dall'altra parte per Bocao. De Oliveira si gira, viene murato in calcio d'angolo da Tobe. Bravo qui Molitierno, che non esce, non accompagna completamente il giocatore. Stavo dicendo di Valtigno, non una grande partita, non una grande prestazione in gara 2, giustamente non gli ha concesso tanto spazio Juanlu. Qui la parata di Espindola, che non può evitare il calcio d'angolo. Poi un po' di scintille con Giovanni Pulvirenti, il calcio d'angolo dunque per la Cogianco, che prova la reazione immediata. Stiamo rivedendo la conclusione di Giapa, la respinta di Espindola, poi il calcio d'angolo battuto male da Luisinho, rimessa laterale in favore dell'Asti al quinto minuto di gioco esatto del primo tempo. L'Asti che da 31 secondi ha sbloccato il risultato con De Oliveira, che ora è in possesso di palla, serve la sponda a Follador che era in netto ritardo, recupera però il pallone strappandolo letteralmente dai piedi di Giapa Vieira. De Oliveira per Bocao, che ricomincia da Follador, ancora un gioco di sponda tra i due, poi dall'altra parte da Ramon che va via a Luisinho, si porta però il pallone in fallo laterale, rimessa che verrà battuta proprio da Luisinho. Si lamenta tutta la panchina dell'Asti che sosteneva il pallone, era ancora in campo. Con il petto Vieira scavalca Bocao, ma c'è lì pronto Espindola a fare sua la palla. Poi De Oliveira, la chiusura di Vieira, rimessa laterale in favore dell'Asti. Domani saremo in diretta su Rai Sport 2, sempre alle 20.45, ma sul 2, dalle palla di Gopiano, Pescara Luparense, sfida tutta da seguire, perché insomma, come abbiamo detto più volte, la Luparense ha chiuso al settimo posto, ma nel girone di ritorno era da seconda soltanto all'Asti, che ha vinto praticamente tutte tranne un pareggio, un po' come ha fatto la Juventus nel campionato di Serie A di calcio a 11. E dunque la Luparense, quella gara insomma vale una semifinale massimo, Pescara Luparense quest'anno poteva essere anche tranquillamente una semifinale. Ma questo è successo perché la Luparense è andata a vincere l'ultima partita in casa dell'Acqua e Sapone, perché poi dopo noi ci siamo soffermati su Acqua e Sapone caos, con il caos al quarto posto, ma l'Acqua e Sapone ha finito il campionato praticamente
ha permesso il recupero del caos, perché la Crotone è sempre stata tra le prime quattro, è una squadra che nasce per fare molto bene il campionato, adesso è il semifinale ed è una squadra pericolosa sicuramente. Quel giorno ha perso in casa con la Luparense, una partita che tutti pensavano che ci sarebbe stato un pareggio, e lì praticamente la Luparense ha trovato il Pescara, altrimenti attenzione. Valtigno ha recuperato palla, la Cogianco, ancora Valtigno per Ruben, la conclusione respinta da Spindola, poi allontana Nora, palla recuperata da Molitierno. Tobe è sicuramente un Pescara più, una Cogianco più propositiva rispetto a gara 2, sta giocando molto meglio, in maniera più veloce. Stiamo rivedendo intanto le ultime due azioni con Marco Spoletini, qua non va a buon fine l'azione dell'Asti dall'altra parte, come sempre si fa trovare pronto, copre il suo palo Carlos Espindola. Stavi dicendo sulla Luparense, Massimo? Stavo dicendo che tutti pensavamo a un Asti Luparense, poi invece è venuto fuori Pescara Luparense. Pescara purtroppo per lei ha avuto il quarto di finale più difficile, perché la Luparense è il giro di ritorno e sta la seconda solo all'Asti. È chiaro che è una partita che vale più di un quarto di finale e domani sarà una grande battaglia. Eh sì, per quanto riguarda il quarto tra Caos e Acquestapone, alla fine ha spostato poco quella vittoria della Luparense, meglio la sconfitta dell'Acquestapone, perché Acquestapone con un pareggio avrebbe chiuso al quarto posto, relegando il Caos al quinto, avrebbe avuto il vantaggio del fattore campo nell'eventuale gara 3, ma comunque è passata la squadra di Bellarte. E dall'altra parte la Luparense, anche terminando all'ottavo posto, sarebbe stata la mina vagante, la scheggia impazzita di questi playoff, no? Perché chiunque, in questo caso è stato sfortunato il Pescara, ma se avesse chiuso all'ottavo posto l'Asti avrebbe trovato un sorteggio durissimo nei quarti, oppure il Real Rieti se la Luparense avesse chiuso al sesto posto, se ad esempio il Latina avesse battuto il Montesilvano. Dunque Luparense che dopo il pessimo girone d'andata e lo strapitoso girone di ritorno era destinata a essere la mina vacante di questi playoff, un po' come faceva la Scavolini Pesaro nelle basket negli anni 80, che praticamente si disinteressava della regular season e poi nei playoff diventava irresistibile. Vedremo se saprà fare lo stesso la squadra di Fuentes. Qui Valtigno viene murato da Nora. Che velocità Luisinho, che si è perso Sergio Romano, e comunque tre falli già dell'Asti, manca più di metà tempo, un paio di falli veramente ingenui, soprattutto quello. Qui il cartellino giallo per Ruben per l'entrata su Crema, ricordiamo che Crema è un ex della sfida, ha giocato con la Cogianco nel primo campionato della Cogianco in Serie A nel 2013. Qui al nono minuto è il terzo ammonito già del match. Sì, qui non credo sia stato ammonito Valtigno. È per Ruben il giallo, terzo fallo della... è entrato un po' in ritardo, voleva rubare palla, non ci è riuscito, insomma, però un fallo onesto. Eh sì, due falli e due gialli per la Cogianco, uno di Tobe e l'altro di Ruben, ammonito al nono minuto. Comunque tornando a Caos, a Acquestapone il Caos ha avuto una grande occasione nella partita d'andata. Scimanghigno chiuso da Scigliano in fallo laterale. L'Acquestapone ha giocato una brutta partita in andata e invece è riuscito a pareggiare, all'ultimo poteva addirittura vincerla. Il Caos non ha approfittato della situazione e nel gara 2 è stata travolta un po' dall'Acquestapone, che ha ritrovato il suo gioco. Eh sì, e comunque ha avuto anche il merito l'Acquestapone, appunto in una giornata storta di evitare la sconfitta, che non è poco. No, ma sicuramente quello che hai detto è stato lì la chiave della semifinale. È rimasta attaccata all'avversario, sempre per rimanere al paragone del basket. Capita certe volte nel basket che magari una squadra dopo un pessimo primo tempo si ritrovi soltanto, insomma, con uno svantaggio
singola cifra, cioè magari con pochi punti di svantaggio, e poi riesca nel secondo tempo a rimediare la situazione. Il pallone che termina nel fallo laterale, il nono minuto di gioco del primo tempo, e rimessa in favore della Coggianco. Qui Romano rischia tantissimo, davanti alla porta stoppa il pallone. Eh sì. Pulvirenti poteva mettere il piede, anticipa, attenzione qui. De Oliveira. Ancora De Oliveira all'indietro per Romano. Nora. Grande aggancio acrobatico da parte di Sergio Romano. De Oliveira dall'altra parte per Nora. Bertoni. La risponda con Nora. Controlla con un braccio De Oliveira. Calcio di punizione per la Coggianco e quarto fallo dell'Asti. Che ingenuità clamorosa, quarto fallo, manca più di mezzo tempo, un fallo di mano inutile. Deve fare molta attenzione l'Asti con i falli, eh? Situazione pericolosa. Sì, perché non siamo neanche a metà tempo. Colpo di testa di Bocao, palla in fallo laterale. Ma poi quasi tutti i falli sono stati falli ingenui. Qui aggancio strepitoso da parte di Sergio Romano, che è subito entrato in partita così come ha fatto in gara 2. Tobe scivola e si rialza Scigliano. Ancora un contromovimento di Scigliano, il rinvio di Molitierno per Giapa Vieira, che controlla con la suola, elude Bocao, non ci arriva. Tobe sul secondo palo, grande azione qui di Giapa Vieira, lo stiamo rivedendo. Eccolo qua, lui è il fenomeno qua, grande giocata, Tobe deve andare ad allungare la porta, Bocao se l'è perso letteralmente. Anche perché è riuscito con quella suolata anche a tenere in campo il pallone, Giapa Vieira, non era facile andare via lì sulla linea laterale e impedire che la palla varcasse, appunto la linea terminasse in fallo laterale. No, assolutamente, ma lui riesce a in situazioni incredibili a uscire fuori con il pallone, l'abbiamo visto fare dei gol assurdi, ricordo quello con la Lazio, mi sembra, in inferiorità numerica incredibile, 3 contro 4 è passato in mezzo a tutta la difesa della Lazio e ha trovato un gol allucinante. Eh sì, un gol strepitoso, noi eravamo lì al Palabriglia di Corigliano, era un turno infrasettimanale, girone d'andata, gara che terminò in parità, 6 pari se non ricordo male, e un gran gol di Vieira in inferiorità numerica. E comunque la Coggianco adesso ha preso campo, sta giocando sicuramente con più personalità. L'Asti sta rifiatando, si è abbassata la linea difensiva degli Orange. Sì, era la 7ª giornata di campionato, turno infrasettimanale, migliore in campo tra l'altro Giapa Vieira in quella gara, con un poker e anche un autogol propiziato, 4,5 gol gli avevamo dato su 6, niente male come score. Poi il passaggio alla Coggianco e come ricordava Massimo Ronconi non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento. Sì, perché lì era un po' il giocatore più importante, sicuramente si appoggiavano tutte le azioni offensive su di lui, qui invece probabilmente anche con Musti il gioco di squadra doveva essere diverso, lui doveva fare un gioco per la squadra e lui è un giocatore estroso, un giocatore che gli ridà palla e inventa tutto. Bertoni per De Oliveira. Palla in fallo laterale, rimessa per l'Asti. Abbiamo superato la metà del primo tempo, siamo all'11° minuto. 9:33 al termine. Asti in vantaggio 1-0. Bertoni all'indietro per Bocao, è entrato Massimo De Luca, la palla per De Oliveira, fermato da Giapa Vieira, poi Tobe perde palla, arriva De Luca, la conclusione, palla fuori di un soffio sul sinistro raso terra di De Luca. Impressionante, sembrava gol, qui la spaccata da parte di Francesco Molitierno, la palla si è allargata all'ultimo sul sinistro di De Luca, attenzione. De Oliveira, chiuso da Luisinho in calcio d'angolo, poi attenzione qui a Molitierno. Qui
di Chielpa, ha rischiato il è angolo o fallo di fondo? Spero che sia calcio d'angolo. Se angolo ha torto Moltierno, se è fallo di fondo ha torto De Oliveira. È fallo di fondo. Eh sì, è rimessa dal fondo. Rivediamo. Qui la chiusura, sì, l'ultimo tocco poi è di De Oliveira nel contrasto con Luisinho. E ha torto De Oliveira. Eh sì, perché Moltierno voleva affrettare la rimessa per appunto sfruttare anche la superiorità numerica, visto che De Oliveira era terminato fuori. Qui la parata, anzi no, il pallone che termina sul fondo, noi siamo impallati dai giocatori della panchina dell'Asti. Giapavieira, palla per Pulvirenti, fermato da Ramon senza commettere fallo, ancora il capitano dell'Orange Futsal, prova a dialogare con Bocao, palla in fallo laterale. Si lamenta Ramon per un calcio. Rimessa per la Cogianco con Tobe per Ruben, Luisinho. Valtigno, Luisinho ancora dentro, l'uscita da parte di Espindola, palla in fallo laterale. Sta soffrendo l'Orange Futsal, adesso spinge forte la Cogianco, non ha avuto grandissime occasioni, però sicuramente il pallino è passato nelle mani della squadra dei Castelli Romani. Ruben per Tobe, Luisinho, Valtigno, il fallo da parte di De Luca ed è il quinto fallo dell'Asti. Calcio di punizione in favore della Cogianco. Rivediamo. Non so qui se abbia fischiato il primo fallo di Bocao o il secondo di De Luca. Uno dei due l'ha fischiato, secondo sì, me forse... mi sembra aver percepito il fischio prima del fallo di De Luca. Il punto di battuta però è dove è avvenuto il secondo, comunque. Sì, comunque poteva fischiarne due, attenzione. Eh sì. E questo l'avevamo detto, cioè il pericolo dei falli, 5 falli a 8.35. Luisinho, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Cimanghigno mette giù sul rinvio di Espindola, va alla conclusione, palla fuori. Grandissimo Moltierno. Movimento da pivot di Cimanghigno. Colpo di testa da parte di De Luca in fallo laterale. E comunque l'errore lì della fase difensiva, non visto, mi sembrava Luisinho, e di concedere il corpo a Cimanghigno, che poi ne fa un buon uso sicuramente. Attenzione, blocco, fallo. Terzo fallo della Cogianco, l'Asti è a quota 5 e ci sono ancora 8 minuti e 26 secondi da giocare nel corso del primo tempo. Ramon, Nora, poi il rinvio da parte di Espindola. Mette in fallo laterale Paulinho, rimessa in zona d'attacco per gli Orange, la batterà Nora. E comunque Cimanghigno mette giù qualsiasi cosa arriva lì, sporca, pulita, riesce sempre ad agganciarlo. Nora ricomincia da Espindola. Ramon, Follador, Cimanghigno. L'altra parte per Ramon che controlla di testa. Follador, lancio per Cimanghigno che suola il pallone un po' troppo lungo per Ramon che non riesce a controllarlo bene. Allora Moltierno, lancio di Moltierno, l'uscita di Espindola, palla in fallo laterale. Per ora non hanno chiamato time out i due tecnici, qui ancora una volta Espindola dà un saggio della buona lettura delle situazioni difensive. Luisinho, la conclusione, grande parata qui da parte di Espindola, non era facile, si è visto sbucare il pallone all'ultimo sulle diagonali di Luisinho, è riuscito a mettere in calcio d'angolo. Due volte finta e stop orientato a dribblare, guarda, primo.
poi seconda finta, stop orientato e diagonale. Luisinho ci prova ora da posizione impossibile, palla in fallo di fondo, forse in fallo laterale, si batterà Nora. Ha smesso di giocare di squadra, sta giocando solo con Scimanghigno lì davanti, Lorenz Fussel. Luisinho ha ricevuto da Valtigno, punta Ramon, poi va da Paulinho. Valtigno, ancora Paulinho. Si gira, ricomincia da Luisinho, la conclusione di Luisinho che prova a piazzarla e Spindola va lui direttamente alla conclusione dopo aver guadagnato qualche metro, deve essere uscito abbondantemente dalla propria area. Si scambiano il pallone i due portieri, poi Ramon fermato da Paulinho. Nora, Folador, ancora Ramon. Tredicesimo del primo tempo, riesce ad addomesticare anche questo pallone Scimanghigno. All'indietro per Folador, Nora di prima, molto bene per Scimanghigno, poi incredibile, Nora non va a chiudere il triangolo, non è da lui perché è un giocatore di un'intelligenza tattica che insomma, conosciamo tutti, ma lì Scimanghigno gliela poteva mettere soltanto lì la palla. Lui, secondo me, Scimanghigno doveva aspettare un attimo per capire che poteva essere un contromovimento. Nora ha fatto benissimo sia il passaggio sia il contromovimento, però non si sono capiti. Sentiamo il time out. Gira a bola, gira do outro lado, aquele cara lá vai para um contra um. Não deu, gira, para de novo e sai. Outra coisa, não deixar 2-2 aqui. Você está entendendo? Vem sempre pro jogo você. Deixa lá. Ok? Outra coisa, com tranquilidade quando a Bêmola fala. Com tranquilidade quando a Bêmola fala. Olhamos sempre atacar. Calma, paciência. Tá? Não avançar e troco lá de peso. Do mesmo salire. Vai. Calma. 6:46 al termine, time out di Cafu, la squadra è un po' in difficoltà in questa seconda parte di primo tempo, possiamo anche dire che è sicuramente migliorato l'atteggiamento di Acogianco. Palla per Ramon, Folador scambia con Nora, ancora Folador, il lancio per Nora che prova a servire dall'altra parte Ramon, si chiude il Laco Gianco, poi moliterno per Ruben, Nora non lo fa girare, Valtigno, il lancio intercettato da Ramon, Nora scivola, Valtigno, uno contro uno con Folador, Valtigno fermato molto bene da Folador che avvia la controripartenza dell'Asti, Ramon non aggancia, rimessa in favore dell'Aco Gianco. Doppio errore di Ramon che non riparte subito per cui non dà il vantaggio della superiorità numerica e poi dopo quando parte sbaglia il controllo, probabilmente un po' stanco, forse è il caso di fare un cambio, adesso Folador strepitoso nell'uno contro uno contro Valtigno. Non solo lo ha fermato, ha rubato palla e è ripartito. Ramon, Nora, Folador, De Oliveira, ancora Ramon. Il surplus, poi prova il pallone filtrante per De Oliveira. Palla deviata, arriva tra le braccia di Molitierno che rinvia a lungo perché stavano per scadere i 4 secondi, non ha visto compagni liberi. Siamo al 15° del primo tempo, risultato di Asti 1, Cogianco 0, Asti gravato di 5 falli. E quella è la cosa peggiore per gli uomini di Cafu. Adesso non ho capito, ha fatto un cambio Bertoni per Folador e poi invece ha rimandato dentro Folador, forse vuol cambiare qualcun altro, forse Ramon lo vede un po' stanco. La chiusura di De Oliveira pulita, ma ha rischiato il fallo De Oliveira perché lui è sempre rischioso entrare. Qui sbaglia Folador e chiede scusa a Crema, Luisinho per Giapaviera. Il cambio è proprio Ramon, stava dando il cambio, poi ha visto che c'era pericolo, ha aspettato un attimo, tensione. Esce Ramon, entra Bertoni, entra pure Bocao al posto di Folador.
sì, era, questo è per l'Asti. Era un po' stanco Ramon, si è visto da un paio di letture sbagliate nella partita. Lui solitamente è un giocatore molto bravo a leggere la situazione. Qui fallo laterale in favore della Cogianco, si lamenta Tobe. Cigliano per Luisinho, Molitierno, ancora Luisinho. Il lancio per Vieira completamente sbagliato, Bocao, Bertoni, poi Scigliano, lamenta un fallo da parte di De Oliveira. Vediamo. No, è Scigliano che trattiene per il braccio De Oliveira, per la maglia. Assolutamente no. Luisinho. Tobe, ancora Luisinho, dall'altra parte per Giapa Vieira, quindi Scigliano, ancora Giapa. De Oliveira ferma molto bene Luisinho, 4:24 al termine del primo tempo. Ancora Luisinho per Tobe, dovrebbe cercare di sfruttare il fattore falli, la Cogianco. Beh, sta attaccando indubbiamente, però è un po' più attenta la Cogianco, un paio di volte hanno rischiato, soprattutto De Oliveira, giocatore che mette sempre il piede, Ramon è molto aggressivo, però adesso è fuori. Già Pavira. Palla sul fondo, rimessa per l'Asti. Bravo Bocao qui nella difesa, ha fatto scorrere il pallone, poi dopo l'ha accompagnato. Colpo di testa da parte di Tobe, palla in fallo laterale. Rimessa affidata a Bocao. Hai ragione tu, secondo me la Cogianco dovrebbe spingere un po' di più, cercare di approfittare della situazione falli. Può spenderne ancora due la squadra di Juanlu, questo sicuramente può essere un vantaggio. Bertoni non riesce a controllare, rimessa laterale, già va Vieira, poi va a travolgere il primo arbitro. Luisinho, Tobe, Luisinho fermato da Bertoni, palla però è uscita. Luisinho tenta immediatamente l'uno contro uno, il dribbling. Probabilmente lui è uno dei giocatori deputati a cercare il sesto fallo. Adesso esce anche Ruben, è uno che può tentare l'uno contro uno. Di testa Bocao, palla in fallo laterale, rimessa affidata a Ruben. 3:42 alla sirena del primo tempo. Attenzione alle palle inattive. Ruben, la puntata dentro, poi Vieira con il sinistro, la presa da parte di Espindola che mette poi sul fondo. Rivediamo, qui ha calciato male Vieira, è arrivato col passo sbagliato. Sì, però era pericolosa la palla inattiva, è rimasta lì davanti la palla, non è stato molto reattivo già Vieira, ma poteva sicuramente trovare una situazione ancora più propizia. Ancora Vieira. Pulvirenti. Molta fiducia di Juanlu su Pulvirenti, eh? Il giocatore che può fare il crack nelle difese avversarie, il giocatore velocissimo. Crema, ha rubato palla. Qui esce a evitare la rimessa laterale, poi viene fermato da Giapa Vieira. Tobe, è entrato Valtigno. La conclusione da parte di Pulvirenti, la deviazione di Espindola in calcio d'angolo. E qui era molto laterale, ha chiuso il primo palo Carlos Espindola, bravo, tranquillo, sa che da là non può prendere gol. Calcio d'angolo affidato a Valtigno che è entrato al posto di Vieira. Ha chiamato Tobe, ma poi l'abbiamo visto anche dall'ultimo replay, quello con la telecamera posizionata dietro la porta dell'Asti, del nostro Marco Spoletini, che era in netto ritardo per accompagnare l'azione. Crema era entrato da pochissimo, è stato richiamato in panchina, non so perché, non vorrei che qualche problema. Calcio d'angolo, lo batterà Valtigno, ultimi 3 minuti. Di questo primo tempo, 3 minuti scarsi.
Altinio dentro per Ruben, era filtrato il pallone. Sì, perché era una difesa mista, né a uomo né a zona, vedi qui, non si è capito bene. A quel punto il pallone è entrato dentro, che è pericolosissimo. Scimanghigno scivola, ma guadagna comunque calcio d'angolo. L'ultimo tocco è stato di Paulinho. Paulinho ha adibito la marcatura di Scimanghigno. Lui solitamente è un giocatore che fa l'universale, molto creativo, invece così è sacrificato fase difensiva. Tollador, la respinta di Molitierno in fallo laterale. Anche qui era passata troppo facilmente la palla, bravissimo Molitierno, perché sarebbe stato un tapin facile facile per Scimanghigno. Ecco, lo rivediamo qua, era solissimo Scimanghigno. Qui scivola Bocao. Attenzione, il pallone che termina nel fallo laterale, rimessa per la Cogianco. Ruben, punta Folladore, la conclusione, ancora una respinta da parte di Espindola, la palla che termina sul fondo per la rimessa di Molitierno, che vuole affrettare i tempi. Ruben, Luisinho, controllo orientato. Poi l'errore di Luisinho, Scimanghigno uno contro uno proprio con Luisinho, prova ad andargli via, Luisinho lo chiude molto bene in pallo laterale. Molto meno pericoloso fronte alla porta Scimanghigno rispetto a spalle alla porta, l'abbiamo visto in questa situazione, si è un po' perso e Luisinho ha scelto il tempo giusto per mettere la palla in calcio d'angolo, in fallo laterale offensivo insomma. Messa laterale affidata a Sergio Romano. Folladore e Spindola, palla per Romano ancora. Folladore ha ricevuto da Nora il lancio per Scimanghigno. Romano, Nora scambia con Romano, poi si ferma. Fa salire Folladore, dall'altra parte c'è Scimanghigno, Folladore preferisce tornare a destra da Romano, Nora, ancora Romano, a possesso palla, ora l'Asti fa girare il pallone, lascia trascorrere il tempo perché manca un minuto e mezzo al termine, aggravato di 5 falli la squadra di Cafu. Qui la rabona da parte di Scimanghigno, il colpo di tacco di Romano, ancora Scimanghigno all'indietro per Folladore. Adesso questo possesso palla fantastico da parte dell'Asti. Tenuto il pallone per circa un minuto. Che quando tu hai giocatori dentro al campo come Nora, sa benissimo qual è la situazione, sa che devono arrivare con meno danni possibili all'intervallo. Nora ha scambiato con De Luca. Romano, grande numero di Romano, dribbling secco su Luisinho, poi Scimanghigno prova a mettere sul secondo palo per De Luca, si chiude la Cogianco, siamo nell'ultimo minuto, qui la rabona e poi il colpo di tacco. E si lamenta perché c'era un fallo su Romano, lui giustamente al termine dell'azione voleva il fallo cumulato, l'arbitro non ha visto bene probabilmente. Sposta poco, comunque il fallo c'era, l'avevamo visto anche noi. Ha fatto bene a lasciar proseguire per il vantaggio l'arbitro, poi avrebbe dovuto cumulare, ma siamo a 42 secondi dalla sirena, sarebbe stato soltanto il quarto fallo per la Cogianco. Sì, indubbiamente sì, però se c'è il fallo lo deve cumulare. Rimessa laterale per la squadra allenata da Juanlo Alonso. Luisinho vuole caricare il sinistro, lo finta, poi si accentra ancora Luisinho, in seconda battuta Nora chiude in fallo laterale. Time out chiesto dalla Cogianco a 35 secondi e 2 decimi dalla sirena. E vuole giocare una palla inattiva preparata, probabilmente Wallu, manca 35 secondi, vediamo. 35 secondi, 35 secondi. Dai ragazzi, bravo. Bravo, bravo, vieni qua, intentamos rieti. Luis en el mezzo para que haya amenaza de sinistra.
Es aquí, vale. Laterale. Vale, laterale, entra, ¿eh? Primo corte, laterale. Qui, es laterale. Primo corte, no indietro, para que el último tenga que dar el paso avanti. Y veloce, fuori. Si hunde mucho, a Luis solo si hunde mucho, si no, pala forti al segundo palo. Ok? Se ripartono fallo, mister. Altro movimento e chiama al secondo palo. Vamos, vamos! Beh, giusto, 35 secondi dal termine, ha preparato una palla inattiva e poi dopo la cosa più saggia l'ha detta Francesco Molitierno, come al solito da buon italiano: se ripartono facciamo fallo, perché ne abbiamo solo tre e non dobbiamo rischiare. Calcio di rimessa laterale, riparte in contropiede Lasti, Vieira va a terra, non c'è fallo di De Oliveira, sarebbe stato il sesto dell'Asti. La conclusione di Valtinho, esterno della rete, c'è rimessa dal fondo in favore dell'Asti a 22 secondi e 4 decimi dalla sirena. Qua rivediamo tanto le proteste dell'Asti, perché Vieira poi ha calciato in... qui non c'è fallo di Vieira e neanche da parte di De Oliveira, non mi è sembrato che sia scivolato già poi Vieira. Qui butta via il pallone De Luca, intanto la rimessa laterale insomma è stata gestita male dalla Cogianco dopo il time out. È evidente che Molitierno sapeva che tipo di palla inattiva stavano giocando e sapeva della pericolosità della ripartenza. È stato bravo Giappa Vieira, perché non ha commesso fallo, è riuscito a recuperare, poi lì secondo me non c'era fallo di nessuno, come dici tu giustamente. Attenzione, qui mancano 8 secondi. Paulinho, finta il tiro, prova a liberarsi Paulinho, fermato da Romano. De Oliveira, il tiro di De Oliveira sulla sirena, si va negli spogliatoi con l'Asti in vantaggio 1-0 sulla Cogianco. Qui Juanlu Alonso va a dire al primo arbitro che ci poteva stare il fallo su Vieira, noi invece abbiamo visto che non era così. E dunque minimo vantaggio per l'Asti, lo ha firmato come avete visto anche in grafica De Oliveira al quinto minuto, 4:29 per l'esattezza. Spero che rientrano negli spogliatoi, noi ci fermiamo per la pubblicità e torneremo tra poco per i commenti di questo primo tempo. Bentornati al Pala San Quirico, dunque dopo questo breve stacco pubblicitario, Asti Cogianco, gara 3 dei quarti di finale playoff, Asti in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo in virtù della rete realizzata da De Oliveira sull'assist di Capitan Ramon. Asti che ha commesso 5 falli nella prima metà del primo tempo, poi è riuscito a non concedere il tiro libero alla Cogianco, per non commettere più falli. Tra i falli della Cogianco, due di questi sono costati l'ammonizione a Tobe al terzo minuto e a Ruben al nono. Nell'Asti ha ammonito Ramon al quinto minuto. Un vantaggio meritato, possiamo dire, al termine del primo tempo, Massimo, da parte dell'Asti. Prima metà della prima frazione tutta di marca astigiana, poi alla lunga è uscito fuori anche la Cogianco. Sì, vantaggio meritato, vantaggio striminzito, giusto, perché poi non ha avuto grandissime occasioni l'Asti, ha dominato i primi 10 minuti, poi ha abbassato un po' la fase difensiva, la Cogianco è venuta fuori. Ha fatto bene anche la Cogianco, neanche lei tante occasioni da rete, però poi fondamentalmente è un vantaggio meritato, ma l'Asti non può continuare così tatticamente, deve sicuramente fare qualcosa in più, perché altrimenti rischia di prendere il gol del pareggio. È chiaro che la situazione dei falli, i 5 falli, ha condizionato la squadra piemontese, secondo me però deve fare più attenzione, perché due o tre di questi 5 falli sono stati commessi in maniera ingenua e questo non lo puoi concedere in una gara 3 di quarti di finale dei play-off. Ricordiamo il regolamento: in caso di parità in gara 3 si andrebbe ai supplementari, due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno, poi in caso di ulteriore parità i tiri di rigore, 3 per parte e poi eventualmente a oltranza, appunto supplementari e rigori previsti soltanto in gara 3, perché nelle prime due gare, come abbiamo visto ieri a
appunto alle Palamalfatti, anche in gara 1 al Palaroma tra Acqua e Sapone e Caos. Nelle prime due gare il pareggio insomma rimane, in caso di pareggio al termine dei 40 minuti la gara finisce lì. Ieri la squadra di Mario Patriarca è stata premiata proprio dal pareggio, avendo vinto gara 1 in casa. Qui abbiamo visto forse l'occasione più grande per la Coggianco, quella bordata di sinistro di Luisinho con quel doppio stop orientato con cui si era liberato e la grande parata di Espindola. Ma io ripeto, è stata una gara molto equilibrata, più di quello che era prevedibile. E chiaramente la Coggianco sa che è da dentro o fuori, adesso non può fare quello che ha fatto in gara 2, che è rimasto a guardare per tutta la partita. L'Asti sta cercando di gestire questo vantaggio, che non è sicuramente la situazione migliore, perché rischi moltissimo, soprattutto quando uno ha giocatori di livello come Luisinho, Valtigno, Ruben, Paulinho, già Paviera, insomma, gente che ti può far gol in qualsiasi momento. Deve spingere più, devono appoggiare di più Scimanghigno, che mi è sembrato in grande forma, così come De Oliveira, però l'apporto dei compagni è minimo, cioè riceve palla lì davanti e deve fare un po' tutto da solo. Se venissero da dietro a dargli una mano, probabilmente l'Asti otterrebbe qualcosa in più. E dunque, intanto Real Rieti, che ovviamente aveva vinto in trasferta a gara 1, non in casa, e dunque Asti che deve cercare di allungare per non rischiare poi di portarsi la sfida col vantaggio minimo fino all'ultimo. C'è anche l'opzione, ci sarebbe eventualmente l'opzione del portiere di movimento per la Coggianco che sinora insomma sta facendo il suo. L'abbiamo visto anche il tecnico Juanlu quando ha chiamato il time out a 35 secondi e 2 decimi dalla sirena del primo tempo. La prima cosa che ha detto ai giocatori quando sono arrivati in panchina, ha detto: bravi, va bene così per ora, e dunque rimanere attaccati all'avversario per provare a poi a piazzare la sorpresa anche negli ultimi minuti della gara. Ma indubbiamente fino adesso non si è vista una differenza che si dovrebbe vedere tra una squadra prima e un'ottava, per di più che gioca in casa la prima in classifica. È una partita molto equilibrata, però l'avevamo detto in precedenza che questo è un campionato veramente equilibrato. Qui è la grande giocata da parte di Ramon, che ha consentito poi a De Oliveira di mettere dentro il pallone, però poi alla fin fine le occasioni sono state poche da entrambe le parti, e credo che la Coggianco stia facendo un'ottima partita e merita ampiamente di stare in partita. Eh sì, comunque bravo, gran gol anche di De Oliveira, rivedendolo, insomma, un intervento acrobatico, sì, da due passi sul secondo palo, però al volo insomma si è coordinato bene. Non è facile, ma grandi meriti ne vanno ovviamente al capitano dell'Asti Ramon. Vi ricordiamo ancora, lo sta facendo contemporaneamente a noi anche lo speaker qui del Palazzo San Quirico, sta ricordando un appuntamento di domani qua ad Asti. Noi vi ricordiamo invece che domani al Palarico Piano e in diretta su Rai Sport 2 alle 20.45 in programma gara 3 del quarto di finale tra Pescara e Luparense, e anche lì ci si attende insomma una grande sfida, grande spettacolo, come abbiamo visto in questi playoff, insomma, che come sempre è bella la regular season, è bello questo sport, ma i playoff sono ancora più belli, Massimo, sono davvero un fattore dentro fuori, insomma tutte le squadre se la giocano fino all'ultimo e diventa davvero emozionante. L'abbiamo visto soprattutto ieri alle Palamalfatti. Ma sai, si riparte da zero e tutti hanno diritto di sognare, le squadre lo fanno. Una volta che sei entrato tra le prime otto, giochi per vincere, chiaramente lo fanno tutti, e delle volte escono delle grandissime sorprese. Pubblicità, torneremo tra poco per l'inizio della ripresa. Nuovamente collegati in diretta con il Pala San Quirico di Asti. Sta per riniziare la sfida, la bella, tra Asti e Coggianco. Calcio d'avvio della ripresa che verrà battuto dai padroni di casa, che in questo secondo tempo attaccheranno da sinistra a destra dei vostri teleschermi. C'è De Luca nel quintetto di partenza della ripresa.
Tanto abbiamo visto anche folla dopo. Quanlu che continuava a protestare per quel presunto fallo sul finire del primo tempo, che abbiamo visto che non c'era su Giapaviera. È chiaro che l'adrenalina in panchina non ti porta ad essere troppo lucido nel giudicare situazioni come quelle. De Luca, il lancio per De Oliveira, palla direttamente in fallo laterale, rimessa per Paulinho da Silva, anzi no, lascia l'incarico a Luisinho. Se ne sono andati solo 11 secondi nel corso della ripresa. Luisinho, il lancio per Baltinho che mette giù il pallone. Luisinho, ricordiamo che chi vince trova in semifinale l'Acqua e Sapone, se vincerà la squadra di Cafu, ovvero l'Asti. Gara 1 si disputerebbe alla Palaroma di Montesilvano, nel caso invece di, e poi gara 2 ovviamente qui ad Asti, il 17, gara 1 in programma il 12, gara 2 il 17, eventuale gara 3 il 19 maggio. In caso invece di successo oggi della Coggianco, la Coggianco che ha terminato all'ottavo posto, l'Acqua e Sapone al quinto, giocherebbe in casa gara 1 il 12 dunque. Non so se ancora sul neutro di Latina, qui la conclusione da parte di Ruben, la respinta di Espindola, lo stiamo rivedendo. Che schema fantastico, schema fantastico da parte della Coggianco. Grande parata qui di Espindola. Perfetto, lo schema è venuto in maniera perfetta. Ruben ha calciato di punta, di prima intenzione, un miracolo. Rivediamo lo schema, guarda, bellissimo. Guarda, fantastico. È venuto tutto perfetto. Ruben, la conclusione, palla sul fondo. Espindola, il lancio lungo per De Oliveira che mette giù. Si gira, va la conclusione, Molitierno copre bene il suo palo, poi va da Luisinho. Pericolosissima questa girata di De Oliveira. Espindola, Luisinho che è stato costretto a buttare il pallone perché era chiuso. Bertoni ha scambiato con Folladore che poi va da De Luca, De Luca ancora Folladore. Il lancio di Folladore, ancora un pallone buttato, stavolta da parte dell'Asti. È in difficoltà la squadra di Cafu, non trova soluzioni, non trova soluzioni per uscire dalla pressione della Coggianco e butta spesso via il pallone. Valtigno all'indietro per Luisinho, quindi Ruben, Luisinho, Tobe, Molitierno. Ruben fermato da Folladore, rimessa laterale in favore della Coggianco al secondo minuto di gioco della ripresa. Gara non bellissima, diciamo, però ci siamo abituati forse troppo bene con le ultime sfide dei playoff. Stavolta c'è anche la posta in palio, il fatto che è una sfida senza appello, forse può influire un po', squadre un pochino più contratte, più accorte. Sì, però sicuramente possono fare meglio tutte e due le squadre. Coggianco sta giocando sciolta, forse anche perché è sotto di un gol, però gioca una prospettiva per offendere, mentre l'Asti in questo momento è proprio bloccato. Luisinho, murato da Bertoni, rimessa laterale per la Coggianco. Ruben, controllo orientato, poi dentro da Valtigno, Valtigno fermato molto bene da Massimo De Luca, rimessa in zona d'attacco per la Coggianco, va a battere Ruben. Comunque riescono quasi sempre a servire il pivot, attenzione! La conclusione di Valtigno in diagonale, ha colpito un po' sporco Valtigno, poi ha chiesto il cambio, entra al suo posto Vieira. Anche qui dormita generale dell'Asti che era fermo sulla palla inattiva. Nora, De Oliveira, braccato da Tobe, ancora Nora, riesce a evitare il calcio d'angolo dopo aver controllato male, poi De Oliveira saggiamente mette in fallo laterale. Che rischio, molto grande rischio da parte dell'Asti. Tobe alla rimessa laterale, all'indietro per Molitierno. Il
il rinvio di Molinterno per Giappa Vieira di testa a Bertoni, palla che torna al portiere della Cogianco, ancora il rinvio di Molinterno con le mani, Giappa Vieira col petto prova a mettere giù, Bertoni gli chiude l'azione in fallo laterale al terzo minuto di gioco della ripresa. Ancora una rimessa in zona d'attacco per la Cogianco, entrata meglio dell'Ast in campo nella ripresa. Beh, un po' attenzione, ancora una volta, superiorità. Giocata in contropiede dell'Asti con De Oliveira. De Oliveira fa esplodere il pubblico del Pala San Quirico, che ha avuto l'illusione del gol. La palla in realtà aveva colpito l'esterno della rete, sono saltati tutti in piedi. Grande giocata di De Oliveira, che poi ha anche protetto il pallone da Vieira. Avete visto i tifosi esultare dietro. Avevamo visto invece subito che il pallone aveva colpito solo l'esterno della rete. Bertoni per Nora, Crema, ancora Nora. Quarto minuto di gioco del secondo tempo, Bertoni, De Oliveira, Nora. Oliveira all'indietro, ancora per Nora, Bertoni, ancora il possesso palla dell'Asti, poi sbaglia Nora, Bertoni chiede il cambio, entra Pollador e poi anche Scimanghigno per De Oliveira. Ma con questo quartetto stavano sicuramente facendo molto meglio, hanno messo fuori uso la pressione del Cogianco, hanno mandato proprio fuori tempo tutte le i tempi di pressione, attenzione qui. Cuscigliano tiene in campo il pallone sul lancio di Pulvirenti, però di fatto lo regala all'Asti. Ora c'è anche rimessa laterale per l'Asti, Crema all'indietro per Espindola, Ramon affrontato da Pulvirenti, Paulinho da Silva, palla per Giappa Vieira, fermato, si ricomincia da Ramon, tocco per Nora. Ancora Nora, scambiato con Crema, poi Ramon, Scimanghigno. Nora. Adesso fanno possesso palla, però non affondano più di tanto, cosa che facevano nei primi minuti del primo tempo. Crema, fermato il fallo laterale, rimessa per l'Asti al quinto minuto. Ancora non ci sono stati falli in questo secondo tempo. S'arrabbia giustamente Valtigno con Pulvirenti che non era rientrato. Crema, Nora, Ramon prova ad andare via, Pulvirenti, c'è la chiusura, il pallone che termina in fallo laterale nei pressi dell'angolo. Sta riuscendo, sta rimettendo il muso fuori l'Asti adesso dopo i primi minuti in cui la Cogianco aveva chiuso in aria. Crema ancora la battuta, Ramon sbaglia il passaggio per Scimanghigno, rimessa laterale per la Cogianco. Vediamo se sale adesso a pressare forte il portatore di palla. Giappa Vieira fermato da Ramon con il petto, poi Spindola rinvia. È buono il pallone per Scimanghigno che lo rimette al centro, attenzione Ramon, la conclusione, il raddoppio da parte dell'Asti, firmato stavolta da Ramon che aveva servito l'assist per il gol del vantaggio di De Oliveira al quarto minuto e 35 secondi della ripresa, il 2-0 firmato da Capitan Ramon. Guarda qua, con l'occhio dietro Scimanghigno vede Ramon, c'è la deviazione di Paulinho. Determinate, però male, molto male la difesa da Cogianco, perché tutti alti, tutti oltre la linea della palla, non si può consentire un inserimento così. Attenzione di qua, Vieira, il palo pieno, errore clamoroso da parte di Vieira, non c'era Espindola in porta, c'era Ramon a difesa della porta, si è divorato letteralmente il gol dell'immediato meno uno Giappa Vieira. Poi qui ancora uno strepitoso Espindola su Scigliano, palla in fallo laterale, intanto è crollata la panchina della Cogianco,
sbagliato un gol clamoroso. Qui ha sbagliato nettamente Spindola all'uscita. Ramon, palla in fallo laterale. Adesso di rabbia la Coggianco. L'errore qui di Spindola nell'uscita e poi l'errore clamoroso di Giapa Vieira che colpisce il palo. Vieira dentro per Sciglia, per Pulvirenti. Tanto incessante il tifo dei sostenitori dell'Asti. Palla che viene messa in calcio d'angolo da Nora. Palla piena, beh insomma proprio palla piena no, però diciamo che ci poteva anche stare il non fischio. Ma anche il fallo. Sì, no, in diretta mi sembrava avesse colpito il pallone, francamente. In effetti lo ha preso con il piede, ma per arrivare sul pallone con il ginocchio, con la gamba, ha spazzato quella, ha colpito prima la gamba di Ramon, mandando per terra il capitano dell'Asti. Comunque, Valtigno protegge il pallone da Scimanghigno, mette al centro Nora in anticipo su Pulvirenti, provvidenziale l'intervento di Nora per l'Asti, poi Pulvirenti in fallo laterale su Scimanghigno, sesto minuto della ripresa, l'Asti ha raddoppiato con Ramon, ancora al quinto minuto, aveva segnato al quinto minuto del primo tempo De Oliveira, 4:29 nel corso del primo tempo sull'assist di Ramon, al quinto della ripresa, 4:35 Ramon sull'assist di Scimanghigno che ha rimesso in campo un pallone che sembrava destinato fuori sul rinvio di Spindola. Qui vediamo Nora anticipare Pulvirenti che era sul secondo palo pronto ad appoggiare in rete. Adesso la reazione è rabbiosa davvero, quella della Coggianco, perché sembrava il momento, attenzione, Luisinho, la traversa di Luisinho. Ancora un legno da parte della Coggianco. Sembrava il momento della Coggianco, invece, come spesso succede quando ci sono in campo le grandi squadre, ti puniscono. Comunque da segnalare la bellezza del passaggio di Scimanghigno che ha guardato non so in che maniera che stava correndo Ramon, perché era girato di schiena. Quelli sono i colpi dei campioni. Moliterno, rimessa dal fondo, Luisinho, Valtigno prova a girarsi su Bocao, arriva il fischio, poi batte subito Valtigno per Tobe, c'è De Oliveira che fa buona guardia, primo fallo della ripresa arrivato dopo 6 minuti e 40 secondi. Rivediamo qua, ecco guarda, incredibile, come ha fatto a vedere che stava arrivando Ramon, poi sfortunata la Coggianco con la deviazione di Paulinho, però l'inserimento di Ramon è l'inserimento di un giocatore molto intelligente. Eh sì, decisiva, determinante la deviazione di Paulinho a spiazzare Moliterno, gol ovviamente da attribuire a Ramon perché la sua conclusione era indirizzata verso la porta. Qui il fallo di Folador su Luisinho, secondo fallo della ripresa da parte dell'Asti, non è ancora commessi la Coggianco. Valtigno, Luisinho, Ruben fermato in fallo laterale da Folador. Vediamo, beh lo spinge qui, insomma ci poteva stare il fallo. Luisinho, Valtigno fermato, Bocao, Ruben, palla per Luisinho che ha un gran tiro, lo prova in due tempi e Spindola. Bocao, è uscito Follador al suo posto, Bertoni che riceve subito De Oliveira, va bellissimo, via Ruben, 3 contro 1, Bertoni, Tobe, la presa da parte di Moliterno, Luisinho, palla sul fondo con l'esterno sinistro. Chiama time out Cafu perché vede che l'Asti è in difficoltà sul pressing forsennato della Coggianco dopo il raddoppio di Ramon. No, ti dico, secondo me giustissimo il time out perché non puoi giocare un'azione da parte un'azione dall'altra ma ti 2-0. Esatto. Quello, ragà, dobbiamo difendere, ci stiamo perdendo per guardare il pallone, non dobbiamo.
No, no, non dobbiamo prestare lì. No, abbiamo smesso di giocare. Altra cosa, ehi, i nostri due figli, allungati di più a destra, che non li stanno salendo. Giochiamo con più. Venite avanti. Bene? Vai, entra ancora. Aspetta, adesso è l'ora di loro forzare, loro cuore, calma, abbiamo calma noi. Saggissimo quello che ha detto Ramon, è un po' quello che stavo dicendo io, non è la partita dell'Asti questa, è la partita della Coggianco, quella di aumentare la velocità, giocare un'azione da parte e un'azione dall'altra. Chi è avanti 2-0 deve addormentare la partita. Qui Bertoni spreca un'occasione d'oro sulla ennesima ripartenza di un De Oliveira strepitoso in questa serata. E Spindola alla rimessa dal fondo all'ottavo minuto della ripresa. Il rinvio per De Oliveira. Bertoni, la conclusione, Molitierno in calcio d'angolo. Ma guarda la bellezza del movimento di De Oliveira e dello scarico al momento giusto per l'arrivo di Bertoni. Questo è un giocatore che è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno con l'acqua e sapone. Bertoni, la conclusione deviata da Tope in fallo laterale. Ha trovato sicurezza, sa che gioca davanti, che è il suo ruolo, lui a metà con Cimanghigno, si sente un leader in questa squadra. Nora, De Oliveira, Romano, Tobe, poi Valtigno, rimessa laterale in favore della Coggianco. Siamo al nono minuto della ripresa, appena iniziato. Tobe alla rimessa, il pubblico cerca di aiutare gli Orange, ancora un fallo. Qui c'è un fallo nettissimo, era stato in ritardo. Sarebbe stato il terzo fallo dell'Asti. Valtigno dall'altra parte per Scigliano. Di testa Romano, palla in fallo laterale. Tobe ancora alla rimessa. Sì, è arrivato nettamente in ritardo qua Bertoni. Valtigno, Nora alza il pallone in fallo laterale. La palla tocca il soffitto, peraltro altissimo, del Pala San Quirico. Rimessa ancora in favore della Coggianco in zona d'attacco, nella metà campo dell'Asti. Intanto Marco Spoletini ci fa vedere appunto quanto è alto il soffitto di questo palazzetto. Il rinvio da parte di Molitierno direttamente tra le braccia di Spindola, che poi lancia Bertoni che entra in ritardissimo su Molitierno, che si fa male. Speriamo che non sia nulla di grave per Molitierno, si fa male anche Bertoni che adesso si beccherà il giallo. Giusto, però ti dico già prima di vedere il replay che lui non l'aveva visto arrivare. Cartellino giallo per Bertoni, ammonito al nono del secondo tempo. Vedi, Bertoni non vede assolutamente. Bravissimo Francesco Molitierno che esce con un tempismo e poi il fallo è netto e l'ammonizione sacrosanta qua. Dunque terzo fallo dell'Asti in questa ripresa, secondo ammonito per l'Orange Futsal dopo Molitierno al quinto minuto del primo tempo. Ora Bertoni al nono della ripresa, due gialli anche per la Coggianco, Tobe al terzo e Ruben al nono, entrambi nel primo tempo. Calcio di punizione dunque per la Coggianco, ancora 11-19 sul cronometro. Un po' come il primo tempo, l'Asti si sta caricando di falli. Il lancio di Paoligno, non ha toccato Bertoni, allora la rimessa è per la squadra di casa, batterà proprio Bertoni. Lo scambio con Nora, poi Romano, lungo per De Oliveira, torna da Romano, ancora Bertoni. Bertoni ha già visto Nora. Romano, ottima circolazione di palla qui da parte dell'Asti. Romano
con la parata di Molitierno. Pallone poi in fallo laterale. Rivediamo. Grande azione. Ha disegnato il campo, l'asti tutta di prima o quasi, qua la grande parata di Molitierno. Poi volevano forse il fallo di mano fuori area, il tocco di mano fuori area delle portiere, quelli dell'asti, delle portiere della Coggianco. Ci sembra che lasci il pallone prima che esca dall'area di rigore, appunto. Abbiamo rivisto meglio perché eravamo impallati dal terzo arbitro in diretta. Romano prova a servire Crema a destra, viene fermato Paulinho, fermato a sua volta da Scimanghigno. Buona prestazione di Sergio Romano, eh? Romano alla battuta della rimessa laterale. Crema. Scimanghigno mette giù, controllo perfetto di Scimanghigno, poi il palo scheggiato, c'è stata anche deviazione. Che palla Crema, guarda che palla deliziosa. Finge poi con la punta, Molitierno ci mette il braccio anche. Lancio alla Pirlo da parte di Crema e grande stop di Scimanghigno. Quindi di testa prova ad andare Scimanghigno sulla puntata di Nora sul calcio d'angolo. Rimessa laterale per la Coggianco. Vuole salire con la pressione, Cafu, non gli interessa il fatto dei falli. Non vuol far giocare la Coggianco. La Coggianco è diventata molto pericolosa sul finire del primo tempo e nell'inizio della ripresa. Paulinho, Luisinho. Finta, rischia anche su Ramon, infatti perde palla perché la rimessa laterale è per l'asti. La conclusione di Crema sul fondo, Molitierno, viene Ruben a prendere il pallone. Siamo appena entrati nell'ultimo quarto di gara, 9.54 ancora da giocare, è lunghissima, asti avanti di due gol, ma la Coggianco non ha nessuna intenzione di mollare. Ma giustamente, mancano 10 minuti, può succedere di tutto. Tra l'altro è in piena partita la squadra dei Castelli Romani. Qui esce forse fuori area come Molitierno, forse c'è anche fallo da parte di Scimanghigno sulle portiere della Coggianco, vorrei rivederla. Vediamo. Qua siamo due metri fuori area. Allarga un po' il gomito Scimanghigno, però il pallone qui, qui è fuori aria, sì. Qui è fuori aria. Qualcosa doveva fischiare, un fallo di Molitierno, uno di Scimanghigno che forse non c'era, ma insomma sicuramente il portiere della Coggianco l'aveva presa fuori aria. Ruben scambia con Paulinho, poi il pallone per Vieira, c'è stata deviazione, c'è rimessa laterale per la Coggianco. Luisinho, Ruben, De Oliveira, ancora Luisinho per Giapa Vieira. Nora protegge il pallone dall'attacco di Paulinho da Silva, rimessa per la formazione allenata da Cafu, entra Bocao. Avere Nora dentro il campo è fondamentale in queste partite, un giocatore della sua esperienza. Attenzione qui a Scimanghigno. Crema ricomincia da Bocao, poi Ramon che punta Luisinho. Bocao, ancora Crema, Ramon fa girare palla all'asti, fa trascorrere anche secondi preziosi. Ramon fermato da Valtigno. Arriva il fischio dell'arbitro, sembrava pulito, a dire il vero, l'intervento di Valtigno. Anche a me sembrava pulito, vediamo se ha preso la palla. Ha preso la palla piena. Palla piena qui. Ramon alla battuta del calcio di punizione. Piena, palla piena di Valtigno, indiscutibile. Ramon alla battuta del calcio di punizione.
dodicesimo della ripresa, la botta di Ramon, respinta da Molitierno, ancora Ramon, Tobe, Ruben, c'è sul secondo palo Luisinho, si divora il gol dell'1-2, ancora la Coggianco, stavolta con Luisinho. E ha calciato col destro, non è il suo piede preferito, ancora una volta, gran palla di Ruben con l'esterno destro e non riesce a chiuderla dentro. Rivediamo la conclusione prima di Ramon con Molitierno che respinge e poi parte la transizione, Ruben palla per Luisinho che non riesce a inquadrare la porta. Palla in fallo laterale, la rimessa è per la Coggianco al dodicesimo della ripresa. Andrà a battere Tobe, ancora il tifo da stadio dei tifosi dell'Asti, che sono tornati, sono tornati quelli una volta, una volta era sempre pieno qui a, al Pala San Quirico. Si fanno sentire. Tobe, Luisinho, attenzione, e Spindola rischia tantissimo, battezza male, valuta male la traiettoria, poi non sapeva se era dentro l'area o meno e l'ha presa e con la mano, l'ha presa con la mano, ma credo che era dentro. Era dentro, oddio, insomma rivediamo, forse da qui, insomma era fuori, forse l'ha presa di testa. Qui attenzione, il gol di Ruben, intanto il gol di Ruben dell'1-2 al dodicesimo, 11:48, la grinta di Ruben che accorcia le distanze. Rivediamo sull'angolo, movimento, qui c'è un fallo nettissimo di Valtigno, nettissimo il fallo di Valtigno, non riesco a vedere su chi, ma è un fallo clamoroso. Simanghigno mi sembra, o no? Dopo abbiamo l'occasione, rivediamo, nettissimo il fallo. Accorcia le distanze al dodicesimo la squadra di Genzano con Ruben. Ecco, rivediamo il blocco qui clamoroso, la spinta di Valtigno, poi anche un po' fortunato nel rimpallo, mette il pallone dietro. Qui il colpo di testa di De Oliveira bloccato da Molitierno. Pascal, palla per Luisinho. Valtigno, la conclusione di Luisinho. Ramon, Pascal che tra l'altro non era sulle distinte che ci hanno dato, non riesco a capire. Prima della partita, Del Ferraro c'è in panchina. Non so come. Non c'è Urio. Non c'è Urio. Che infatti non ha visto campo. Pascal all'indietro per Luisinho. Evidentemente anche qualche problema fisico, non sta bene Urio, altrimenti difficilmente ci si prepara un giocatore del genere. Intanto quarto fallo da parte dell'Asti, qui spazza via Molitierno. Quindi ecco qua, rivediamo il gol. Qua Ruben entra pulito, poi travolge anche Spindola, ma lì c'era stato una specie di trenino tra Bocao, Valtigno e Scimanghigno. Comunque gol meritato dalla Coggianco. Sì, ha giocato un ottimo secondo tempo e poi francamente insomma ha fatto una partita alla pari con l'Asti, anche se l'Asti adesso sembrava stesse proprio sul momento decisivo. Adesso calcio d'angolo per la Coggianco, rimessa laterale, ma insomma è quasi un calcio d'angolo. Paulinho scambia con Pascal, ora la rimessa invece è in favore dell'Asti, un po' in difficoltà, e ha già chiamato il time out nel secondo tempo Cafu. Sì, c'è bisogno di gente esperta, c'è bisogno di, per l'Asti, di Bertoni, di Nora, gente che queste partite
l'ha già giocata, perché questo è un momento veramente complicato. Dopo il 2-1 sicuramente ci crede molto di più la Coggianco, il fattore mentale sarà determinante. Di Folladore sporta il pallone nel fallo laterale, rientra Bertoni, Scigliano all'indietro per Paulinho da Silva, che va da Valtigno. Valtigno si gira su Bocao che lo ferma molto bene, Scigliano all'indietro per Molitiano che può prendere il pallone, Paulinho, c'è Pascal, il contromovimento di Pascal, Paulinho porta palla, serve Valtigno, la chiusura di De Oliveira, poi Bertoni, De Oliveira, la conclusione di De Oliveira in due tempi, Molitierno, Paulinho, Scigliano, Pascal, il controllo orientato, Pascal si accentra, va da Paulinho che torna da Valtigno, Valtigno punta a Bocao, De Oliveira, Romano, Nora, quindicesimo minuto del secondo tempo, il secondo fallo da parte della Coggianco. E qui si lamenta Wallu, però è fallo netto, insomma. Sì. Bertoni, 4-2 la situazione falli, la vedete in grafica, mancano 5 minuti e 26 secondi al termine del match. Un'eternità. Romano per Nora. Bertoni. La conclusione di Bertoni, Tobe. Ha respinto, grande difesa della porta da parte di Tobe, ancora adesso in anticipo su De Oliveira. Poi pasticcia con Vieira sulla ripartenza. Nora, Bertoni, Romano. Bertoni, lancio per De Oliveira che mette giù il pallone. De Oliveira allontana con un paio di spinte Tobe. Pascal, palla in fallo laterale, rimessa per la Coggianco. E adesso la partita è bellissima. Bertoni cambio di nuovo, era entrato da meno di un minuto, evidentemente è stanco, non so, che io francamente non ne farei a meno in una situazione del genere. Guardato il cronometro, forse anche la situazione falli, tutto quanto, dato un'occhiata al tabellone Bertoni dopo essere andato in panchina, qui c'è il fallo netto di Vieira e anche da giallo, e infatti arriva il cartellino per Vieira ed è il terzo fallo della Coggianco in questo secondo tempo. Sì, poteva far continuare comunque l'arbitro, c'è sì. Fallo, non vedo perché deve fischiare. Calcio di punizione battuto da Nora all'indirizzo di Romano, ancora Nora, Romano ha già visto e servito Folladore. Tobe anticipa Scimanghigno, ancora Tobe all'indietro per Molitierno. Il rinvio da parte di Molitierno, la presa di Espindola, di testa Tobe, poi Nora, palla sul fondo. Adesso è bella la partita, fallo laterale. Molto lottata, può succedere di tutto, sicuramente assisteremo agli ultimi 4 minuti molto divertenti, per noi, loro forse un po' meno. Luisinho la rimessa laterale, non ha ancora chiamato time out Juanlu, vediamo se lo giocherà, se lo spenderà proprio all'ultimo come ha fatto nel primo tempo. Ruben ricevuto da Paulinho, attende la sovrapposizione proprio di Paulinho, proprio all'indietro da Luisinho. Paulinho, Vieira all'indietro per Luisinho, Ruben, Japa Vieira, ancora Ruben, 17° minuto della ripresa, Paulinho, Vieira di prima per Paulinho, l'anticipo netto da parte di Romano che poi si porta il pallone in fallo laterale, 3:31 al termine, Luisinho per Ruben, pronto a entrare Valtigno, Japa Vieira, tocca per Ruben. Luisinho, finte su Romano, va via Luisinho, poi calcia la posizione impossibile, colpisce l'esterno della rete,
e Spindola lungo linea per Scimanghigno. Scimanghigno, il miracolo da parte di Molitierno che consente alla Coggianco di restare agganciata all'asti. Voleva il cambio Ruben, è pronto ora col doppio pivot la Coggianco con Valtigno e Giapa Vieira. Era stravolto Ruben, e chiede il time out, chiede anche time out Qualu, ma deve attendere perché la rimessa è per l'asti. Nora gira per Folador, ricomincia da Espindola, il rinvio di Espindola per Romano, la presa da parte di Molitierno, Luisinho, Paulinho, lungo per Vieira, Vieira si gira, palla che termina sul fondo, ha sfiorato l'incrocio alla sinistra di, che errore Folador, se l'era proprio perso sul contromovimento, ha calciato male, però era libero, poteva sicuramente fare di più già Paviera. Nora può andare, fermato da Vieira, Nora concede la rimessa laterale e ora arriverà il time out, time out chiesto da Qualu. Intanto era pronto già Ruben con la maglia da portiere, dunque portiere di movimento, e proprio di questo parlerà il tecnico della Coggianco in questo time out. Paolo, Ruben, Giappa, Valtigno, Luis, no hagáis nada, hacemos puño y si no, pirámide para salir y dos consecutivas. En la segunda, balón, bala rápida al fondo y entrada diagonal. No os precipitéis, Pablo, selecciona buen pase. No. Queda mucho tiempo, mucho tiempo, paciencia. Importante, la bala viene qua, vai de lá, vai fondo, fora, vai questo, dopo viene y fai questo. Del portiere in movimento, vediamo condizione tattica e fisica dell'assi che potrebbe anche essere un po' stanco. Mancano 2:42, tanto ancora. Tanto. C'è stata una grande occasione per Giapa Vieira e un'altra grande occasione per Scimanghigno. Uno per il 2-2, uno per il 3-1, che potevano essere determinanti. E adesso vediamo la difesa dell'Asti, non dà ancora, non fischia per riprendere il gioco. Ricomincia adesso, riprende ora il gioco, 2 e 37 al termine. Ruben scambia con Paulinho, poi Luisinho. Inserimento da parte di Ruben. Ancora Paulinho all'indietro per Luisinho. Ora Ruben. Giapa Vieira nell'angolo per Valtigno. Dentro il gol di Luisinho. Il gol del 2-2 al 18esimo. 17:53. 2:07 ancora da giocare. Ristabilita la parità da Luisinho. E qui si è fatta portare proprio a spasso la difesa dell'Asti. Ecco qui l'errore di Oliveira, lascia liberissimo sul giro palla Luisinho, non riesce ad accorciare. Bertoni va a chiudere, ma non c'è l'uomo, l'opposto che entra dentro. 2 minuti e 5 secondi per vincere questa partita per tutti e due. Ha ritrovato il 2-2 la Coggianco e non si può dire che non abbia meritato. De Oliveira prova a girarsi all'indietro per Bertoni, siamo entrati negli ultimi 2 minuti. Folador, troppo lungo il pallone per Crema, ha smesso di giocare l'Asti, si è portato la Coggianco nella propria tre quarti. La Coggianco ha prima accorciato con Ruben e poi con il portiere di movimento, lo avevamo detto, poteva essere un'arma in caso di risultato in bilico. Attenzione, a trovare il pareggio. Qui Folador messo giù da Fulvirenti, si continua a giocare per il vantaggio. Bertoni, o forse perché l'arbitro non ha visto falli. Il pallone all'indietro per Espindola, Folador. De Oliveira. Folador, Bertoni. Si sovrappone Folador, Bertoni ricomincia da Crema. Siamo per entrare nell'ultimo minuto, Folador si porta il pallone in pallo laterale.
rimessa per la Coggianco, 1-0-9 al termine. E non manca molto, eh? Abbiamo detto che in caso di parità due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno e poi eventualmente i tiri di rigore. Colpo di testa di Bertoni, palla in fallo laterale. Rimessa in zona d'attacco per la Coggianco. Gelato il palla San Quirico, non si aspettava proprio questa rimonta della Coggianco, che ci ha sempre creduto, sin dalla metà del primo tempo ha continuato a spingere. Abbiamo visto subito dal 2-0 di, subito dopo il 2-0 di Ramon, arrivata al quinto della ripresa, la reazione veemente della Coggianco, che poco dopo il raddoppio dell'Asti ha colpito un palo a porta vuota praticamente con Vieira, poi anche una traversa con Luisinho, poi un legno anche dall'altra parte per l'Asti per il possibile 3-0. Asti che poi ha avuto la palla per il 3-1 con Scimanghigno, c'è stato il grande intervento, il miracolo in uscita da parte di Molitierno e poi è arrivato il 2-2. Crema, De Oliveira all'indietro per Bertoni, 40 secondi al termine. Folladore, De Oliveira, ricomincia la Folladore, c'è l'errore di Folladore, molto impreciso ancora una volta nel tentativo di servire Crema. 32 secondi e 7 decimi al termine. Doppio pivot ancora una volta per... Attenzione, Vieira. La conclusione di Vieira, che ha avuto sul piede la palla, forse per eliminare la testa di serie numero 1 di questi playoff. A 27 secondi dal termine, ha sparato alto. Non era facile. Forse Bertoni. Ancora un'occasione forse per qualcuno, uno dei due, vediamo. Non era facile segnare ovviamente, non calciare alto. Qui il pallone tenuto in campo da Molitierno dopo il colpo di testa di Luisinho, il lancio per Vieira, il colpo di testa di Folladore, 11 secondi e 4 decimi allo scadere dei 40 minuti. Ramon spera che andrebbero ai supplementari, tra l'altro con la situazione falli a vantaggio della Coggianco, 4 falli dell'Asti e 3 per la squadra di Genzano, ma mancano ancora 11 secondi e 4 decimi. Anche alla luce di quello che è successo ieri alla Palo Malfatti col gol sulla sirena in pratica da parte di Zanchetta, aspettiamo a parlare, ma sembra davvero destinata all'extra time questa sfida, e così infatti finisce 2-2 il tempo regolamentare e dunque si va ai supplementari, due tempi da 5 minuti ciascuno, poi in caso eventualmente di ulteriore parità si andrebbe ai tiri di rigore, 3 per parte e poi a oltranza nell'eventualità che la parità dovesse persistere anche dopo i 3 rigori per parte, ma prima ci sono 10 minuti da giocare, 5 a tempo come detto, con le squadre che si portano i falli commessi nella ripresa. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco per l'inizio del primo tempo supplementare. Bentornati alle Pala San Quirico, proprio sul fischio d'inizio del primo tempo supplementare. Calcio d'avvio battuto dall'Asti, squadra che non hanno cambiato campo rispetto al secondo tempo regolamentare. Coggianco subito in avanti con Paulinho. Ramon in fallo laterale. Sembra più sciolta la Coggianco, sente più la pressione l'Asti. Ho visto le facce dei giocatori dell'Asti, purtroppo mi sembravano tutto un programma. Il pallone qua giocato da Valtigno, che vuole il fallo da parte di Nora. Scimanghigno fermato da Ruben. Valtigno, la conclusione di Valtigno, esterno della rete. Adesso può succedere veramente di tutto e... gasatissimo la Coggianco, non c'è assolutamente fallo qui. Un po' lasciato andare lì Valtigno, qui invece Scimanghigno non ha controllato bene, poteva essere un'ottima chance per l'Asti. Scimanghigno all'indietro per Crema, che gira per Ramon. Ramon punta a Luisinho, poi va da Nora. Nora prova a piazzarla. Paulinho in anticipo su Scimanghigno. Luisinho ha rischiato di commettere il quinto fallo Crema su Giapa Vieira, il lancio di Molitierno direttamente tra le braccia di Espindola,
che schiaccia giù il pallone per Scimanghigno. Scimanghigno fermato da Paulinho, la rimessa in favore della Coggianco al secondo minuto del primo tempo supplementare. Che partita incredibile, guarda Vieira. Non era stata una partita bellissima nei primi, nella prima mezz'ora, primi 25 minuti, primo tempo e avvio di ripresa, poi dopo la grinta e la rimonta della Coggianco hanno reso emozionante anche questa sfida. Palla in fallo laterale, rimessa per l'Asti. Rimessa affidata a Ramon. Ancora Ramon che va via a Pascal. Ramon. Valtigno, poi Ramon, ancora ruba palla. Ramon va a terra. Il fallo di Pascal, il quarto commesso dalla Coggianco. E poi De Oliveira che va ad arringare i tifosi del Pala San Quirico. E quattro falli a testa adesso, qui un'ammonizione per Del Ferraro in panchina, grande azione qui da parte di Ramon, chiedono fallo di mano, però poi c'è anche il fallo di Pascal su Ramon. Dunque calcio di punizione per l'Asti con Ramon. Intanto vi devo correggere perché in caso di parità al termine dei due tempi supplementari non si andrebbe ai rigori, ma passerebbe l'Asti in quanto ha terminato in, si è piazzata meglio al termine della regular season. Il gol da parte di Nora che riporta in vantaggio l'Orange Futsal al secondo minuto del secondo tempo supplementare, 1:36. Giocatore d'esperienza, calcio di punizione, qui male la difesa della Coggianco, si è fatta sorprendere. E Patrick Nora qua sinistro, non c'è difesa alla porta da parte di nessuno. Qui sbaglia Ruben che va insieme a De Oliveira, si fa portare fuori dalla porta ed è un gioco da ragazza, da ragazzi per Nora mettere dentro. Grande azione Valtigno. La conclusione di Valtigno, palla fuori di un soffio. E Spindola. Pallone messo in fallo laterale da Luisinho. Dopo la paura che si è presa l'Asti adesso sta attaccando, cosa che ha sbagliato nell'arco della partita a cercare di gestire il risultato. Adesso, forte del fatto che potrebbe vincere anche con il pareggio, sta spingendo De Oliveira. La conclusione di Crema e ancora Molitierno in calcio d'angolo. Poi forse si è fatto male Molitierno, non so se sono crampi oppure... No, forse gli ha girato qualcosa con la parata con il piede, vediamo un po'. Eh sì. Il ginocchio o la caviglia o il ginocchio, tendo il piede a terra, forse un problema al ginocchio. Sì, speriamo che non sia niente di grave per Molitierno, speriamo davvero. Ha fatto una gran partita Molitierno, ha parato benissimo. Eh sì. Ma tutta la Coggianco ha giocato bene, ha giocato a livello. Pronto di nuovo il portiere di movimento, mi sembra qui. Stavolta intanto si sta scaldando anche Del Ferraro. Calcio d'angolo per l'Asti. Non è per Bertoni. De Oliveira, De Oliveira fermato da Giapa Vieira. Ancora De Oliveira, ruba palla, De Oliveira, il cucchiaio sull'uscita di Molitierno, palla di poco alta sopra la traversa, poi il rinvio di Molitierno dove non c'erano i suoi compagni, si è confuso con Cafu Molitierno, sta dicendo che ha scambiato Cafu che ha la tuta nera per un suo compagno di squadra e lo ha servito.
E infatti ora glielo stanno dicendo, quelli della Coggiacco lo stanno dicendo al terzo arbitro. Sì, però non hanno torto. Non hanno tutti i torti. Sì. Devono pretendere che metta un fratino di colore diverso. Che Moliterno, quello rinvio che si fa in fallo laterale se stanno per scadere i 4 secondi, ma all'inizio. Lì ha proprio ha confuso, ha visto nero e ha pensato che ci fosse Valtigno sull'out di sinistra dell'attacco della Coggianco. Palla in fallo laterale, invece era Cafu a bordo campo davanti alla sua panchina. Tra l'altro gli arbitri hanno preteso di delimitare l'area tecnica delle panchine con lo scotch nero, e poi invece sono stati fiscali su questa cosa. E poi invece una cosa più ovvia, come appunto distinguere gli allenatori dai giocatori in campo. No, ma hanno perfettamente ragione. Eccola qua, la vedete inquadrata dal nostro Marco Spoletini. La conclusione da parte di Moliterno, palla in calcio d'angolo. Palla giocata da Luisinho. Valtigno. Il pallone recuperato da Espindola, il rinvio da parte di Espindola, diventa quasi un tiro. Moliterno la tiene in campo, poi la serve a Pulvirenti. Palla recuperata da Romano, la conclusione di Romano, ancora Moliterno in fallo laterale. Bella parata qui da parte di Moliterno, buona prestazione di Sergio Romano anche. Ha giocato un'ottima partita. Romano che vuole che venga asciugato il parquet. Batterà Ramon la rimessa, ma insomma entra prima lo scopettone. Eccolo qua, questo è lo scotch che delimita l'area tecnica delle due panchine. Rimessa che verrà battuta da Ramon quando mancano 6 minuti e 24 al termine, 1:24 allo scadere del primo tempo supplementare, poi ci saranno i 5 minuti del secondo tempo supplementare. Ricordo ancora che in caso di parità, a differenza di quanto detto erroneamente in precedenza, non ci saranno i calci di rigore, ma verrà premiata la squadra meglio classificata al termine della regular season, ovvero in questo match l'Asti. Rientra Ruben. Non capisco perché adesso la Coggianco non mette il portiere in movimento, perché deve vincere, deve fare due gol. Scimanghigno, Ruben, poi Ramon fermato da Ruben. Rivediamo ancora. Grande giocata qua da parte di Scimanghigno. Poi molto altruista, cerca il compagno. Scimanghigno fermato da Tobe, palla all'indietro per Moliterno. Poi la rimessa in favore della Coggianco. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Ruben viene incontro a Luisinho. Il lancio di Luisinho per Valtigno con il petto, l'anticipo di Folador. E poi riceve da Ramon. Ancora da Romano, ancora lo scambio tra i due. Espindola, il lancio di Espindola direttamente in fallo laterale, 33 secondi al termine del primo tempo. Ci sta pensando Gianlu, forse probabilmente il secondo tempo supplementare lo giocherà sin dall'inizio col portiere in movimento. Ruben, la conclusione, la respinta di Espindola e poi Folador che anticipa Valtigno. Il migliore dei suoi, senza ombra di dubbio, Ruben ha giocato una grandissima partita. Paulinho, la battuta della rimessa, dentro per Valtigno, ancora Valtigno fermato da Ramon, a sua volta fermato da Luisinho, e due si scontrano, molto fair play fra i due giocatori.
Si rialza Folladore, rimessa all'altezza della linea centrale in favore dell'Asti. 16 secondi e 3 decimi alla sirena del primo tempo supplementare. Romano ha visto De Oliveira, precisissimo il lancio di Romano. De Oliveira mette giù, lascia trascorrere secondi preziosi. Ramon, anche lui lascia trascorrere il tempo e dunque finisce il primo supplementare. Asti in vantaggio 3-2, 4-4 il conto dei falli. Si cambia campo, si cambiano anche le panchine. E dopo una breve pausa, insomma, anzi non ci dovrebbe essere, non dovrebbe essere prevista la pausa, si riprenderà con la Coggianco, che ha bisogno di due gol per andare in semifinale, mentre l'Asti può accontentarsi anche del pareggio ed è avanti di un gol. Sì, abbiamo visto Paulinho che parlava con col signor Bensi, probabilmente ancora protestavano per quel calcio di punizione. Sembrava ci fosse un fallo di mano di Ramon inizialmente, poi sul proseguimento dell'azione c'è stato il fallo su Ramon, dal quale è scaturito il gol del vantaggio dell'Asti, che era in grandissima difficoltà. Vediamo la tattica delle due squadre qui. Adesso dentro i pezzi da 90 per l'Asti. Luisinho ha già la maglia da portiere di movimento sulla panchina della Coggianco, dunque vediamo se inizierà il secondo supplementare direttamente con il portiere in campo. Qui stiamo rivedendo l'azione precedente e c'era fallo di mano di Ramon inizialmente, tra l'altro sarebbe stato il quinto fallo dell'Asti. Ora la rivediamo ancora, eccola qua. Eh sì, il fallo, certo la distanza era ravvicinatissima, proprio quindi questo sì, è stato giudicato involontario. Il prima dall'immagine largo precedente si è visto proprio il movimento della mano da parte sua. Guarda qui l'errore di Ruben che segue De Oliveira, bravo Ramon a servire Nora. Ramon un gol e due assist. Calcio d'avvio della ripresa dunque battuto dalla Coggianco, che inizia direttamente col portiere di movimento. Secondo tempo supplementare ovviamente. Al termine della sfida daremo la linea a zona 11. Diremo qualcosa sull'anteprima di zona 11. Ruben per Paulinho, quindi Luisinho. Ora Luisinho, la palla sul perimetro, la Coggianco che nel secondo tempo regolamentare al 18° ha affondato come una lama nel burro della difesa dell'Asti. Qui invece Crema si divora il gol del 4-2, che era molto simile a un match point, perché a quel punto i gol di vantaggio per l'Asti sarebbero diventati 3-2, insomma. La squadra di Cafu può contare pure sul pareggio. Valtigno, Luisinho, esterno della rete. Valtigno, qui c'è rimessa laterale in favore della Coggianco all'altezza della linea centrale. Se n'è andato un minuto esatto nel corso del secondo supplementare. Molta confusione adesso, eh? Deve alzare il ritmo la Coggianco, deve fare due gol altrimenti è fuori. Ruben cambia con Paulinho, poi Luisinho, Giapa Vieira, Ruben, non c'è intesa con Luisinho. Poi si attarda un po' nel lasciare il campo per permettere a Molitierno di andare a difendere la propria porta. E Spindola butta via il pallone, l'Asti
gestisce malissimo, consente alla Poggianco di rimettere in campo subito Luisinho, guadagnato pochissimi secondi, l'Asti 3-31 al termine. Doveva gestirla meglio, quando dai la palla al portiere il 90% lui la butta via. Sì. Vieira dall'altra parte per Luisinho, torna a sinistra da Paulinho, ancora un cambio di fronte, Valtinho al centro, il gol di Giapa Vieira, ancora con molta facilità quando affonda la Coggianco con il portiere di movimento, come in occasione del gol del 2-2. Ora arriva il 3-3 di Giapa Vieira al secondo minuto del secondo tempo supplementare, 1:44 per l'esattezza. Ne mancano dunque 3:16 al termine. Da dimenticare la difesa contro il portiere in movimento dell'Asti, non c'era un movimento giusto. Palla giocata da Nora, vuol mettere il portiere in movimento anche l'Asti, mi sembra aver capito dalla panchina, per cercare di gestire il risultato. Il problema è che manca ancora tanto. Mi sembra che col portiere in movimento vada molto in difficoltà all'Asti. Valtinho fermato in fallo laterale, batterà Ruben, rientra Luisinho, 2:42 al termine, esce anche Pulvirenti e entra Paulinho. Vieira, tocco per Paulinho. Ruben, Luisinho. Luisinho, attenzione, la conclusione, ci pensa e Spindola a deviare in calcio d'angolo. Gran parata, qui molto, molto statica la difesa del Lazio, infatti stavamo discutendo Bocao e Romano. Paulinho, l'inserimento di Luisinho, Vieira dentro, spazza via Bocao di testa a Follador. Asti che ha avuto la palla del 4-2 con Crema a porta vuota, palla che è uscita di un soffio, poi è arrivato il 3-3 che preme ancora l'Asti, qui Romano, ancora il pallone che esce, vorrebbero la deviazione quelli dell'Asti, deviazione che non c'è, entra Molitierno a battere la rimessa dal fondo, 121 secondi al termine, Molitierno la schiaccia giù per Giapa Vieira, Vieira all'indietro per Ruben, Paulinho, rientra Luisinho, ultimi due minuti scarsi di questi supplementari, di questa gara 3. Ricordiamo ancora che non ci saranno rigori. Valtinho per Vieira, Ruben, Paulinho scambia con Luisinho, poi Paulinho e Ruben, Valtinho, Vieira dentro, la chiusura da parte di Bocao, messa laterale in zona d'attacco in favore della Coggianco, già battuta, 75 secondi al termine, ancora Luisinho nell'angolo per Valtinho, poi si ricomincia da Ruben, l'errore da parte di Paulinho, esce Luisinho, rientra Molitierno, 66 secondi alla sirena. E zoppica Paulinho, stava zoppicando mentre usciva, gli entra Tobbe, manca 66 secondi, deve soffrire l'Asti adesso, bravo qui Oliveira. C'è calcio d'angolo per l'Asti, per la deviazione di Molitierno, può respirare la squadra di Cafu, qui Valtinho va a dire qualcosa. Sì, con Paulinho che ha messo dentro il pallone prima, di prima intenzione, il pallone che ha ricostruito poi l'azione per l'Asti. Ce l'ha con l'arbitro Valtinho, non so cosa lamenti, il rinvio da parte di Espindola, palla sul fondo, batterà Molitierno, entra Paulinho, riesce Tobe, qui il tentativo di anticipo di Bertoni, c'è fallo da parte di Valtinho, è il quinto fallo della Coggianco, 55 secondi al termine. E qui hanno avuto troppa fretta nel rimettere questo pallone, devono gestirlo meglio, devi dare il tempo al portiere di entrare. Adesso l'Asti sicuramente cercherà di gestire, ma
vedi, quando va, finisce il pallone su Spindola, quasi sempre lui è costretto a lanciarlo via. Vieira, vanno a pressare quelli dell'Asti per non consentire l'ingresso di Luisinho. Trascorrono i secondi, è rubato palla la squadra di Cafu. De Oliveira sporca questo pallone a Baltigno che glielo aveva rubato, poi è arrivato Bertoni e Spindola. Bertoni non la vuole buttare, poi è costretto però a concedere la rimessa laterale. 28 secondi e 9 decimi, entra Luisinho, rientra Crema al posto di De Oliveira. Un campionato intero in 28 secondi si giocano queste due squadre. Incredibile davvero. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Cogianco, va a battere Baltigno. All'indietro per Ruben Paulinho, Giapa Vieira, ancora Paulinho, Ruben Vieira, gira per Paulinho, Ruben ancora, la palla dentro, poi Bertoni la mette in fallo laterale, ultimi 10 secondi. Giapa Vieira, Paulinho, Luisinho, la conclusione di Vieira deviata in calcio d'angolo. Luisinho, 4 secondi e 3 decimi, dentro ancora Romano in calcio d'angolo, 3 secondi e 6 decimi al termine. Ancora Luisinho alla battuta del calcio d'angolo, al termine subito la linea allo studio qui e Spindola in anticipo su Ruben. 2 secondi allo scadere, Massimo il migliore in campo. Ramon un gol e 2 assist, migliore in campo sicuramente, è lui che ha dato la vittoria stasera alla squadra piemontese. Intanto qui giallo per Paulinho perché il secondo arbitro concede la rimessa laterale all'Asti. Noi avevamo visto una netta deviazione di Spindola, Paulinho va a protestare, si becca il giallo, quarto ammonito della Cogianco, il sesto del match. Quello che conta adesso è che l'Asti può gestire questi 2 secondi e 3 decimi. Attenzione, una rissa a bordo campo, ancora le proteste da parte della Cogianco. Ormai sanno che con la rimessa concessa all'Asti per loro è finito il campionato. Paulinho continua a protestare. Adesso anche il nervosismo, non deve esagerare, certo era sembrata davvero netta la deviazione, tra l'altro provvidenziale da parte di Spindola, perché se non avesse toccato la Cogianco avrebbe potuto trovare il pareggio. Ora però qui infatti si stanno muovendo dalla panchina, ce l'hanno tutti con il secondo arbitro, certo rispetto ai danni che hanno fatto ieri gli arbitri questo è nulla, però comunque la Cogianco voleva avere l'occasione di giocare, di fare l'ultimo tiro. Nettissimo, nettissima. No, anche perché Ruben avrebbe messo il pallone dentro, perché ancora una volta la difesa era andata completamente in bambola, la difesa dell'Asti. Forse è sfuggita questa cosa. Qui Baltigno ancora infuriato, è stato espulso Paulinho. Baltigno è fuori di sé. Molitierno è un si dimostra davvero, oltre che un grande portiere, no? Un ragazzo molto intelligente, va a fermare Baltigno che è imbufalito, lo vediamo qui sotto la nostra postazione. Ancora una crisi di nervi. Qui Paulinho però deve essere portato via, perché è vero che il campionato è finito per la Cogianco, però insomma c'è anche la prossima stagione, insomma. Non vorrei che dovesse beccare una maxi squalifica. Paulinho, intanto rivediamo ancora. La crisi di pianto di Baltigno, finale rovinato da una decisione dell'arbitro. In questo caso però insomma ci può stare la svista, insomma, può non aver visto la deviazione di Spindola e poi il nervosismo della Cogianco che vede spegnersi il suo sogno di eliminare la testa di serie numero uno di questi playoff. Comunque mancano 2 secondi e 3 decimi, l'Asti può calciare il pallone in avanti e lasciarli trascorrere. La Cogianco con la rimessa laterale avrebbe avuto un'ultima chance, come l'ha avuta ieri il Rieti, e l'ha sfruttata. Sì, finisce 3-3 dunque
e l'Asti vola in semifinale a sfidare l'Acqua e Sapone, gara d'andata che si giocherà dunque in Abruzzo a Montesilvano il 12 maggio, il ritorno, cioè gara 2, il 17 qui al Pala San Quirico, eventuale gara 3, il 19 ancora al Pala San Quirico. È tutto, grazie a Marco Spoletini, grazie a voi che ci avete seguito da casa, vi lasciamo a zona 11 post meridian, grazie, buona serata, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.